Il pensiero interviene praticamente con il meccanismo di difesa, quindi con il giudizio. E ricordatevi una cosa, chi giudica praticamente è dominante e chi è giudicato è dominato. Ricordate ancora, chi giudica è dominante e chi è giudicato è dominato. Quindi tu scegli il ruolo, vuoi essere giudicato, giudicata o vuoi tu giudicare? Questo è molto importante. Nella comunicazione tu puoi esprimere dei giudizi e vedere la reazione che fa il tuo interlocutore, perché vedete, manovrando i giudizi, tu scoprirai se il tuo interlocutore ha vissuto una forma di delusione nella sua vita o un fallimento talmente importante che lo va a ricercare di nuovo. Le persone che hanno sofferto per delusione o fallimento lo vanno a ricercare, si agganciano emotivamente a personaggi, partner che possono oppure a cose, idee che possano somministrare a loro o la delusione o il fallimento.